La salvezza ormai acquisita, il Teramo inizia a pensare già a quella che sarà la prossima stagione. L'ultimo impegno con la Ternana però può rappresentare un doppio banco di prova per la formazione di Maurizi. In primo luogo il gemellaggio tra i tifosi del Diavolo e quelli del Perugia impone di provare a prendersi i tre punti, che in realtà però servirebbero anche per tenere accesa la fiammella della speranza di agguantare quel posticino playoff che si trova all'undicesimo posto, nell'eventualità in cui il Monza, mercoledì prossimo, dovesse alzare al cielo di Viterbo la Coppa Italia di categoria. Ma certamente la società biancorossa sta cominciando a pensare a quello che verrà. Il contratto con l'allenatore è stato rinnovato fino al giugno del 2021, ma a fine stagione certamente le parti si siederanno a tavolino per fare il punto della situazione a campionato terminato. L'intenzione, derivata anche dal prolungamento, è quella di proseguire insieme e, qualora Maurizi continuasse la sua avventura a Teramo, anche i giocatori che comunque hanno un accordo con la società, come Infantino, sarebbero automaticamente confermati. Insieme a lui anche coloro che sono arrivati nel mercato di gennaio per espressa volontà del tecnico, che domenica dovrà certamente rinunciare a Mirko Spighi, tre le giornate di squalifica infatti che gli sono state comminate dal giudice sportivo dopo l'entrataccia su Granoci a partita praticamente finita. Con Persi ancora in dubbio causa pubalgia, Spinozzi è l'indiziato principale a prenderne il posto, insieme a De Grazia e Proietti in mediana, con Infantino e Sparacello coppia offensiva. Dall'altra parte la Ternana, che ha vinto la prima gara del girone di ritorno proprio domenica contro il Ravenna. La salvezza ormai in cassaforte per entrambe le formazioni. Un qualcosa in più sarebbe, specie per il Teramo, un successo straordinario per una squadra che, pur perdendo, ha conquistato la matematica certezza di disputare il prossimo torneo di Serie C. Ma iniziare a programmare la stagione del futuro potrebbe essere l'arma in più per evitare di arrivare anche nel prossimo maggio col fiato corto di una salvezza da conquistare all'ultimo respiro.